Salve a tutti ragazzi. Dopo molto tempo ritorno a registrare su Nio e nel mentre, il famoso nel mentre, ho cambiato build. Non è che ho cambiato build, non lo provate, però sì, ho cambiato build, adesso faccio vedere, nel senso non sono convinto. Abbiamo un 877 di danno. Non fate caso all'arma da mischia 2 perché 843 ma una katana che non ha familiarità. E neanche l'arma di distanza 2. Noi ci concentriamo sull'arma da mischia 1 che sono le doppie katane. Ho cambiato build, non si usa praticamente quasi nulla, cioè niente di omnio, forse ho messo quello che diminuisce le difese. Quindi nessuna fenice, nessun bradipo. Andiamo di cattiveria. E niente, siamo alla fine. Basta con niente, niente, fa brutto dirlo. Non bisogna dire niente, fa schifo dire niente. O detesto la gente che dice niente. Quindi non devo dire niente. E poi registri un video. Quando si registra un video non devi dire niente. La gente dice, ma come niente? Che niente cosa? Stai dicendo qualcosa, non è niente. Vabbè, finisce qua. Comunque, questo è il danno, 877. Devo imparare le combo. I testi sono sempre quelli, però ovviamente è molto diverso. Ho fatto solo una missione a crepuscolo, che tra l'altro per provare le katane, che tra l'altro ho incontrato un amico, il buon Rick, che saluto, e come Revenant. E magari se ho registrato, magari faccio vedere qualcosa, metto nella sezione playlist graffiti. Che è facile da trovare perché praticamente ci sono delle lucciole, dei luccichi dorati, delle piccole cose, anche un alone strano, quindi per quello che ci ho fatto caso, perché era diverso dalle altre tombe Revenant. Vabbè, questa è una parentesi, intanto salviamo. Ok, siamo alla sesta regione Omi, e io andrei per fare la missione principale, seconda 130, 135 e 132, quindi andremo a fare questa. Poi questa e poi questa. Quindi, intanto mi scuso in anticipo perché sicuramente le doppie katane non le ho mai usate e quindi potrei dare un gameplay un po' brutto, un po' tipo come quando sono morto contro il corvo Tengu. Piccione di merda. E tra l'altro mi è stato sempre consigliato da Rick che effettivamente c'è l'opzione di nascondere l'elmo e così abbiamo sempre il bel viso del nostro caro William. Ci siamo, no? Ho detto tutto? Abbiamo tante katane nella nostra cintura. Però se vedremo se riuscirò ad essere performante con le katane. Con le doppie katane. Andiamo a questa missione. Lì, Naomasa ci dice: la battaglia del castello di Sawayama è terminata, ma di sotto del castello resta l'abominio e le macchine dello straniero, cioè di Kelly. Ok, quello di sotto c'erano tutti quei dungeon, beh, dungeon, sottocastello, dungeon giapponesi. Abbiamo ricevuto informazioni riguardo all'apparizione di strane entità cristalline. Scusate, metto meglio le cuffie. A tali perversioni non trovano posto nel mondo di pace, vabbè, di pace che stiamo per instaurare, Ser Angie. Tra l'altro il mondo di pace che stanno per instaurare, cioè esce Nioh 2, so benissimo che qui la pace, grazie a Dio, non durerà, non c'è, perché sennò non ci sarebbe Nioh 2. Che l'aspetto, non vedo l'ora. Vabbè, comunque, ti chiedo di rimuovere quell'arnese dalle fondamenta del castello, insieme a tutti gli yokai che potrebbero annidarsi nelle vicinanze. Ancora una volta la mia impotenza mi arreca grande vergogna. Eh sì, sei un pippone che non sta proprio facendo nulla. Qualcuno dice di aver visto un certo generale degli Osaka tra i soldati che sono fuggiti. Sii cauto. Va bene, andiamo. E ho parlato 4 minuti e non abbiamo fatto un cazzo. Proprio tipico mio di perdersi nelle chiacchiere. Il menu, credo, il mio menu veloce, credo l'ho già impostato. Quindi dovremmo essere a posto. Credo che sono pronto per registrare per combattere. Bellissimo però qui. Allora, noi siamo alla stanza alta. Ok, devo un po'. Allora, questo. Ok, qua c'è. Ok, alla fine della combo c'è questo.
Ok, provo un po' di cose, ragazzi. Poi ho messo queste cose qui. Ok, poi abbiamo. Scusate, perché. Questa è la fine combo, segna la croce. Ecco, questo com'è? Ah, aspetta, 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 com'è? Ma devo continuare a premere? Ah, ok, devo continuare a premere, perché se tengo premuto. Ma chi è? No, ecco, se tengo premuto non lo. Invece così fa questo attacco qui. Oddio, ce la faremo? Ok, ci proviamo, eh. Oh, intanto questa l'ho lasciata perché fa molto comodo. Ma solo che non ho capito. Ma scusate, eh. Ah, forse sta là sopra quel segno viola? Vabbè, ho cambiato anche lo spirito guardiano, eh. Perché se riesco a farvelo vedere. Ah, non si vede da qua. Oh sì, eccolo. Avendo 5 in punti spirito, ecco, l'unica cosa che mi avvantaggiava è avere 200 HP in più. Quindi va bene. Ma per adesso è così. Ah, abbiamo subito il santuarietto. Va benissimo. Poi dai, va bene, anche se non lo provate per poco tempo e forse preferisco di più l'Audaci, e ritorneremo sull'Audaci, è un bene che in questa serie stiamo provando la terza arma. L'accusa di arma ci ho iniziato da run, ma diciamo che non ho fatto un granché. Diciamo che questa arma non era ancora. Non avevo preso ancora coscienza del gioco, quindi. Siamo passati direttamente alla katana. E poi l'Audaci, che abbiamo usato la katana per molto tempo. E poi l'Audaci, e poi siamo qua alle. Credo che siamo alla fine di Nio, quindi non so quanto potremo usufruirne, ecco, più che altro. Avevo anche provato. Voglio provare questo attacco. Avevo anche provato a fare quello spezzaguardia. Perché adesso vi dico questa cosa qua, che sicuramente lo sapete. Sì, lo so, ragazzi, da tanto che non registro. Anche se faccio uscire episodi regolarmente. Ultimamente perché ne ho accumulati tanti. Ma io in registrazione mi sono un po' fermato. Causa problemi. Problemi, impegni. Vedete, contro spezzaguardia. È lì in basso. Aspetta, questa. In pratica, leggendo la wiki e parlando anche sempre con Rick, perché parlo sempre con Rick di queste cose che lui sta facendo la stessa run con me, e credo che mi abbia anche superato nel momento in cui uscirà questo video, o avrà anche finito il gioco. Da 200 in su, allora quello spezzaguardia, resistenza spezzaguardia, praticamente è la poise del giocatore, del personaggio. Proviamo qua il classico equilibrio che c'è nei Souls. In pratica, quel valore più alto è più. Non siamo stunnabili quando attacchiamo. Quindi lui ha fatto una build che io adesso preferisco non farla perché comunque non ho l'energia sufficiente, quindi mi consuma troppa stamina. Preferisco giocare più di schivata o di corsa. Praticamente quel valore dai 200 in su. Io per esempio ho un'armatura che avevo già selezionata, che tipo l'avevo già preparata, che tipo questa qua, e i pantaloni, e cambiavo solo i pantaloni, arrivavo a 250, 255 se non sbaglio. Con quel valore lì di poise, che diventa il valore 200, io anche con le doppie katane, che sono armi leggere e veloci, non vengo stunnato, quindi posso fare scambio di colpi e vincere lo scambio di colpi. Però ovviamente non lo si può fare con il boss, perché i boss non puoi fare scambio di colpi con i boss, non li stunni. Quindi a sto punto preferisco giocare come sempre giocato, che sono abituato in questa maniera. Poi magari più avanti userò la build The Poise. Ok.
Devo ammazzare quello lì che è quel mago. Allora aspetta. Ok. Quello non muore. Vai. Che palle. Guarda che... non è come la... Vabbè, ok. Ah, mi ha baffato, giustamente. L'ho dimenticato che baffava. Cioè, sta attento alla cosa che chiama. L'udace, no? Anche se non mi fa tanto danno. Anche se non mi fa tanto danno, comunque è un buon range l'udace che usava quello lì. Va bene. Qua è chiuso. Molte chiacchiere, ragazzi. Questi 10 minuti passati in chiacchiere. Va bene. Distruggiamo questi cristalli. Non riesco a credere che l'alchimia abbia tirato fuori così tanto potere dalla pietra spirito. Già. Credici. Credici. Ma è tutto chiuso, ma? Tutto chiuso. Invece attacco basso, attacco... Allora, non voglio giocare di spamming, se... Boh. Scusate. Ormai facciamo in live le... Pure intermedia. Ma questa è la fine da combo. Ah, questo è tipo... Ok, ma... A fondo... Ah, ombra della luna. Si deve parare però, va bene. Adesso prendiamo confidenza con attacchi potenti. Invece così? Ah, ok. Va bene. O magari invece mi innamoro le doppie katane e le portiamo fino alla fine. Ah, ma... Ecco, per esempio, con lui. Vediamo cosa possiamo fare contro di lui. Vieni qua. Uff. Devastante questo spamming. È devastantissimo. Quindi? Ah, forse devo andare a destra di qua. Oh. Senti come si sforzano a fare la cacca. Ah, ma qua c'è... Guarda come scappa! Ecco, quello non mi piace delle doppie katane che poi dopo... È un po' troppo spammy, ecco, bisogna stare attenti che ti fa... ti porta via la mano, come si dice, ti fai prendere la mano. Ah, quindi... Mi ha preso un colpo. Mi ha preso un colpo. Mi ha preso un colpo, ragazzi. C'ho il cuore che ancora che batte forte forte. Batte come non ce n'è. Ma dove cacchio sono adesso? Sento fuoco. Ah, un'altra rotella. Un'altra hot wheel. Qua c'è il muro. Ma stanno qua dietro, stanno. Che mi fa finire la combo, l'ho arato male.
Mamma mia, sono devastante contro questi. Di che sei morto te? Ah. Di che sei morto? Morto per esplosione, che è successo? Ah, forse esplode questo? Ci senti? No, no, non ho letto del sottotitolo, ragazzi. Voi sicuramente l'avrete letto. Potete mandare indietro e mettere in pausa e rileggere. E io non posso. No, ero concentrato a fare il culo a quello yokai. Yokai o non lo o non yokai, questo è il problema. Quindi sono venuto da qui, no? No. Ma sei matto? Fammi prendere un colpo così. Basta, No! Ma cazzo! Dopo me lo riguarderò. Ma... Ma mi ha ammazzato con un colpo? Shottato. Oh, non ero full. Però cazzo, c'ho 2300 HP. E adesso... Cazzo, non vedo niente. No, facciamo così. Ma niente, cambiamo. Ah, vabbè, questo me l'ero perso. Anche se non c'è un piffero interessante qua. E vabbè, tocca fa. Ecco. No! Via! Porca! Non voglio sapere quanti ammeriti ho perso. Non lo voglio sapere. Ok. E vabbè. Vabbè, ci sta. Adesso scendiamo, eh. Ma non c'è la trappola lì? No. Ecco, ok. Vabbè, i danni sono assurdi, comunque i danni che si subiscono. Però sai, due mona, li chiamo i mona carro. Sono un po' tosti da affrontare in uno spazio così stretto. Vabbè, che sono stato un pollo io, Mi consolo sperando e pensando di non aver perso tanti ambrita. Era da un pezzo che non succedeva, In questo caso avrebbe fatto comodo la Fenice. Molto comodo. Ah, abbiamo un altro qui, un altro cristallino. Facciamo così, No. Ma che sei matto? Sei matto? Ma...
No, lui. Via, 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 via. No, ho sbagliato, non dovevo. Non me l'aspettavo per niente, un boss. Non me l'aspettavo per niente. No. Via. Non me l'aspettavo per niente. Ecco, non sono morto. Non so come. Oddio, 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 oddio. Sono morto. No, devo prendere tempo. Ok. Via, 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 via. Ok. Vedete, vedete queste combo che vanno... Calma, calma, calma. Lo sapevo! Cazzarola, mi mette pressione, non ci riesco. Tosta, così senza bradipo e senza finisce, eh? Mannaggia. Stavo per riuscirci. Allora. Ce la facciamo a ritrovare la strada? Proviamoci. No! Dove sono? Dove sono? Ah! Sono una boss fight! Adesso col cazzo! No! Sì, no, col cazzo! No, no! Dove sei? Ma... E muori. E muori. E vieni qua. Mazzarola. Dov'è? Ah, l'ho ammazzata. Ok. Vieni. Ok. Lo sta attento. Fa le combo che faccio io. Via, via. M'ammazza.
Adesso ecco. Ok. Adesso voglio vedere. Sono pronto anch'io. Nel caso che c'è bisogno, mi trasformo anch'io. Devo fare quell'altro, forse quell'altro attacco. Ah. Vabbè, questo non fa tanto danno, questo attacco qua. Aio. Questo fa male. Ecco. Eh sì. Vabbè, easy win con la trasformazione. Vabbè. Sono stato un po' in silenzio perché comunque messo in difficoltà, mi ha messo in difficoltà. Perché lo spazio, c'è meno spazio rispetto a quando l'ho affrontato con l'altra missione, in questa arena è piccolissima. E quindi non riesco proprio a prendergli di distanze. Ah, abbiamo finito? Beh, perfetto, va bene. Andiamo avanti. Abbiamo distrutto gli abomini. Eh sì, ma mi ha impegnato un po'. Anche se ci sarei potuto riuscire anche nella prima volta, eh. La prima volta, al primo try, però vabbè. Basta un errore su Nio e la si paga caro. La si paga cara. Ok, la candela mi fa comodo. Cos'è queste? Ferro spiritore, va bene. Sanarci ti sono debitore, ha riguardato la pace al castello di Shaoyama. Il resto puoi lasciarlo fare a noi. Scusate. Rifaccino. Alla fine della pace tanto agognata dal Lord Ieyasu, non possiamo permettere che rimanga alcun segno di quanto accaduto qui. Devo dire anche a te, Serangi, di non lasciarti sfuggire una parola di riguardo. Vabbè, no, sto zittissimo. Ok, quindi missione principale 30, 37 e 32. Andiamo di qua. Veloci, veloci, veloci. Questa storia risale già a diverso tempo fa. Ma c'è un certo oggetto che ho inavvertitamente dimenticato a tempo di Onojin. Se tu riuscissi a trovarlo, te lo donerei volentieri. Andessi a dare un'occhiata? Stai attento, bro. Sembra che su Onojin gravi una certa tensione. Da quanto gli ok si radunano, radunanovi, sì, prudente, scusate, notte fonda, mi sono un po' stanchissimo, già che io non leggo bene, sono tipo un cane. Scusate, controllo, sono tipo un cane, quindi sono pure stanco. Questo non esiste che mi leggo 9 righe di descrizione, eh. Mettete pausa, lo leggete voi. Oh bello, sì, tornare qui, quanto mi piace. Qui mi piace assai. Notare anche che c'è il fiato, il vapore del fiato. Nobunaga-sama wa hado o yuku o kata. Ka no reiseki no chikara de kirihiraku wa ikana yo ka. Cosa potrei... Oh. Dare zo tomeneba. Qualcuno deve fermarlo. Fatemi indovinare. Che succede? Perché? Ma che è? Ma che sale, matti? No, vabbè. No, vabbè, no, 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 qua c'è... No, 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 ma qua ci muoio. Dai. Che palle quello che... Ecco, questo intendevo. Avete visto che ho perso il terzo attacco combo? Non è precise le doppie katane perché danza troppo con quell'arma. Magari è bella esteticamente vederlo danzare, ma il fatto che danzi così non mi ispira, non mi piace perché mi fa perdere le combo. Non riesco a fare gli attacchi consecutivi. È il Mona. Dai, vieni qua. Preso.
Non è che io ce l'ho. Ecco. Ah, ma proprio così. Ma proprio così. Ma che è? Oh, ma che succede qua? Ma qua... Ma che diavolo? Ma che sto... Sono nella merda. Ok. Un attimo, ragioniamo. Facciamo così. Bello. Complimenti. E vabbè, ma ragazzi, ma datemi una ruotata. E vabbè, mi fa un cazzo. Questo? Oh. Mamma mia. E muori. Ok. Diciamo che basta? Ma che... No, ma che sei matto? No, lui! Ok, calma, calma, calma. Ma va... I danni. Mamma mia, ma cos'è questa cosa qui? Non c'è più le cure, eh? Oh, abbiamo fatto. In quanto samurai non c'è altro bisogno di uccidere il lord di qualcuno. Mamma mia. Intanto ragazzi, mi sono scordato di dire che questo è il primo episodio con la PlayStation 4 Pro, che mi è arrivata qualche giorno fa e ho avuto solo il tempo di passare tutte le installazioni, tutto il passaggio dalla PlayStation vecchia a questa qui, perché avevo proprio la vecchia PlayStation 4. E niente, va bene. Ovviamente questo non è un gioco che potete notare la differenza, anche perché anche se avessi il monitor 4K comunque registro a 1080 per quella roba lì, quindi 60 frame rate, sempre le stesse cose, quindi non è che troverete molta differenza, ecco. Per niente, per voi sarà sempre uguale. E quello? Questo è grosso. Sto samurai. Ma quanto HP c'ha? Oh, non c'ho più cure. Ahai. Mamma mia, ma gli HP, quanti ne ha? Ma che fai? Ma non t'ha zitta curate? Curato l'infame.
Ah, scappi, eh. È partito il menù. Mamma mia. Ah, schiva, capito il tipo? Il tipo schiva. E muori. Ma guarda che non... Ma è morto. Guarda che... E muori. E non so nemmeno se sto attendendo il tempio, ok. Mi scortavo io stesso verso l'altro mondo. Ah, è questo l'oggetto? L'elmo? Ok. Quindi finisce qua? Va bene. Io pensavo che c'era qualcos'altro anche all'altra parte, invece no. È chiuso. Quindi va bene. Va bene. Minchia però, non voleva morire. Ma quanti cacchio che piccia aveva? Il nostro mondo si regge sull'armonia. Voleva spaccare tutto. Quale straniero? Io o lui? Ok, lei. Ah, posso da Genbu, mediante spazio. Vediamo un po'. Vediamo un po' questo spirito. Kabuto Campanula. Ero preoccupato che fosse in grado, che non fosse in grado di trovarla. Ma mi basta un'occhiata per capire che ce l'hai fatta. Bene, puoi tenere l'armatura. A me non serve più, ma a te potrebbe essere utile. Mi accontento di osservare le tue imprese da lontano. Ma con quegli occhialini che ci vedi tanto, da lontano, amico mio, per un paio di occhiali un po' meglio. Ok. Benissimo. E si va alla missione principale. C'è qualcosa qua da livello successivo. Non possiamo fare il livello. Controlliamo l'armatura. Armi ci abbiamo. Armi. Katana fuoco. Ah, bella questa. Però per adesso stanno lì. E niente, lo farò screen, un controllino adesso giusto per vedere quest'elmo. Percessione amerita, Kabuto. No. No, com'era qua? Un elmo un tempo usato da Tenkai. Un vassallo di alto rango, il Kanoda, ok. Chiave, l'unificazione del Giappone di Nobunaga. Va bene.
Qua ci abbiamo niente, va bene, va bene, va benissimo. Ok, ragazzi. Allora, possiamo fermarci qui. E il prossimo episodio facciamo questa. Va bene? Alla prossima. Ciao!